Cari telespettatori, buon pomeriggio, siete collegati con lo stadio comunale di Vertova dove si sta per disputare il big match tra Vertovese e Telgate, valido per la nona, la decima giornata del campionato di promozione Girone C. Vertovese che dopo 5 vittorie consecutive domenica ha pareggiato sul campo del Casazza per 0-0, adesso è a un punto dalla capolista Villongo. Oggi cercherà chiaramente di ritrovare i tre punti per consolidare il secondo posto, per tentare il controsorpasso al vertice. Risponde però dall'altra parte il Telgate, squadra costruita in estate per tentare il salto di categoria, che viene da due pareggi consecutivi bloccata da Casazza e Lemine. Oggi cercherà di ritrovare i tre punti, ritrovare la vittoria per migliorare la propria classifica, per riprendere il vertice. Telgate che è terzo a due punti dal comando, un punto dalla Vertovese. Passo subito a leggervi le formazioni. Vertovese con 1 Nodari, 2 Luzzana, 3 Bonetalli, 4 Bergamelli, 5 Galli, 6 Nicoli, 7 Tagliaferri, 8 Gualdi, 9 Alberti, 10 Bonomi, 11 Fusarbassini. Il mister è Paolo Foglio. Rispone il Telgate con 1 Gherardi, 2 Benis, 3 Piatti, 4 Fenaroli, 5 Trovò, 6 Zucchinali, 7 Cazzazzi, 8 Longo, 9 Frassini, 10 Furaforte, 11 Oida. Il mister è Forlani. Arbitro del match il signor Vicardi della sezione di Lovere. Tutto è pronto per l'inizio del match, partiti. Vertovese in completo bianco che attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. Risponde in tenuta azzurra dalla parte opposta il Telgate con questa palla dentro, recuperata adesso da Tagliaferri. Ancora Telgate con Fenaroli. Chiude bene Bonetalli e quindi possesso per i padroni di casa, che qui non si intendono, regalano di fatto la rimessa alla squadra di Forlani. Come avete sentito dalle formazioni, la Vertovese deve rinunciare ancora a Marchesi e Riva infortunati, mentre Sala non al meglio inizia dalla panchina. Squadra quindi oggi in emergenza per mister Foglio. Da parte opposta invece, con una rosa ampissima, Forlani può permettersi il lusso di mandare in panchina Serafini, mentre non è nemmeno nella lista, non sono nemmeno nella lista dei 18 Carrara e Bigatti. Adesso rimessa controllata da Fenaroli. Murato, altro out in favore degli azzurri ospiti con Benis, il terzino destro classe 99 che va a battere. Palla poi gestita qui sulla destra da Furaforte, l'ex Darfo, giocatore di grande qualità, chiuso in rimessa laterale, alta palla dentro, chiude e libera il pericolo là Vertovese, ma Telgate che ha iniziato subito con una grande convinzione. Prova a uscire adesso la squadra di Vertova. Bergamelli, Fusar, entra su Mancino, doppia finta e poi appoggio preciso per Alberti. Il suo traversone murato e poi va a chiudere in tranquillità Gherardi senza farsi sorprendere. Vediamo subito dall'alto che la Vertovese è schierata con il consueto modulo, il 4-3-3, dove davanti a Nodare ci sono Luzzana a destra, confermato nel ruolo di terzino destro appunto, e Bonetalli, il classe 99, che trova il titolare sulla sinistra. Centrali con le assenze di Riva e Marchesi, giocano Nicoli e Galli. Poi davanti difesa Bergamelli, affacato da Tagliaferri e Gualdi. E poi il tridente con Alberti a fare da vertice offensivo. Fusara a destra e Bonomi a sinistra. Adesso rimessa a Telgate. Benis a cercare la spona di Furaforte, anticipato quindi Bergamelli. A sinistra per Bonomi, buona stavolta l'uscita della Vertovese, con Bonomi che alla fine, contrastato da Longo, guadagna comunque una buona rimessa laterale. Bergamelli, Bonomi, uno contro due, cerca il tocco sotto, splendido per Alberti dentro l'area. Alberti cerca di tenere il pallone, alla fine non riesce, chiude bene la difesa del Telgate che libera il pericolo. Bergamelli, ancora Vertovese. Luzzana per Tagliaferri,
ostacolato in maniera efficace da Piatti, guarda, comunque la rimessa laterale quando il cronometro dice 3:28 del primo tempo, sempre 0-0, ma inizio del match subito molto intenso. Adesso Fusara, doppia finta, ancora sul mancino, il suo piede preferito, palla dentro, va Bonomi a tenerla. 1 contro 1, Bonomi cerca la giocata, raddoppiato in maniera efficace da Furaforte. L'ex fantasista del Darfo dimostra subito le sue qualità, velocità e tecnica, le sue armi migliori. Galli, Nodari, comincia da Nicoli, si aprono i due centrali di Foglio per consentire l'appoggio semplice al portiere e la ripartenza. Lottovese che esce molto bene, Bonetalli, palla tesa respinta, quindi Cazzazzi contrastato da Fusar Bassini, alla fine non riesce a trovare la misura. Nodari è in netto anticipo, può sventare il pericolo. Match che non dà pause fine dall'avvio, le squadre si affrontano subito a viso aperto. Chiaro che, come già detto in fase di presentazione, la posta in palio è elevatissima, con la Vertovese seconda a un punto dal Villongo e il Telgate terzo a una sola lunghezza dai padroni di casa. Oggi, per la verità, i match di cartello sono due, perché c'è anche la sfida tra Lemine, quarta forza del campionato, e Villongo capolista. Di fatto le prime quattro si affrontano tutte. Ed è chiaro che, come in ogni scontro diretto, i punti in palio valgono doppio. Adesso Telgate con Frassine, e poi va a profondo a cercare il movimento di Oida. Batte però in fuorigioco del numero 11. Giocatore di grande forza fisica e protagonista assoluto 3 anni fa, quando la Forza Costanza vinse questo campionato salendo in eccellenza insieme a Furaforte e Frassine. Altro giocatore di altissimo livello, va a comporre un tridente di straordinaria qualità, e anche da questo si capisce facilmente il motivo per cui mister Forlani possa permettersi il lusso di mandare in tribuna giocatori del calibro di Bigatti e Carrara. Adesso Fusar Bassini, doppio dribbling e palla Tagliaferri, 1 contro 1, Tagliaferri, cross di protezione troppo lungo, cerca di tenerlo Gualdi, si impegna nel numero 8 e ci riesce, gran lavoro di Gualdi. Contro cross, palla messa sul secondo, Tagliaferri ha cercato la giocata acrobatica, coefficiente di difficoltà però elevatissimo, e quindi quando siamo giunti al 6-18, palla oltre in fondo, quindi rimessa in favore del Telgate. Come già detto, viene a due pareggi consecutivi, bloccato sullo 0-0 dalla Casazza e sull'1-1 dalla Lemine, la squadra di Forlani. Oggi cercherà chiaramente il colpaccio qui a Vertova per inseguire il vertice, quello che è l'obiettivo dichiarato fin dall'estate della squadra di Telgate. Adesso Nicoli che Galli che prende campo e poi apre dalla parte opposta per Bonomi. 1 contro 1, poi andava via Bonomi, forse ostacolato in maniera regolare da Benis. Tutto regolare secondo il direttore di gara, il signor Vicardi di Lovere. E rimessa adesso in favore degli azzurri ospiti. È salito a battere Benis. Attende il movimento dei compagni prima di effettuare la rimessa. Eccola. Furaforte, rapidità come al solito in mezzo a due. E poi apertura di prima intenzione di Longo a cercare e trovare bene Cazzazzi. Rientra sul destro il numero 7. Longo. Sventagliata precisa dalla parte opposta per mettere in moto Frassine. È bravo però Bonetalli a scalare sul puntero e a liberare il pericolo. Ancora Telgate adesso. Longo. Non passa. Quindi Alberti può trasformare l'azione difensiva in offensiva. Tagliaferri. Fusar Bassini. Tornato a giocare nel ruolo di ala dopo due partite nel ruolo di terzino sinistro. Bergamelli. Vabbè, il lesto da fuori. Bergamelli, anche deviazione
da parte di Zucchinali. E quindi sfera che termina in calcio d'angolo, primo corner del match in favore della Vertovese. Quando il cronometro dice 8:33, sempre 0-0, ma partita vibrante con le due squadre che stanno affrontando fin da subito a viso aperto. Corner che andrà a battere Fuso Abbassini. 5 uomini dentro l'area per la Vertovese, Telgate tutto chiuso a difendere. Bonomi, attenzione al suo mancino, 1 contro 1. Bonomi cerca il dribbling, alla fine viene contenuto molto bene da Cazzazzi. E poi ripartenza da parte di Zucchinali, stavolta intervento scomposto di Gualdi, che per evitare la ripartenza del Telgate è intervenuto sulla gamba dell'avversario, quindi punizione inevitabile per la squadra di Forlani. Longo, il capitano, da lui a battere, aspetta il movimento dei compagni, va di servire profondo il movimento di Oida, stavolta però viene contenuto bene. Vediamo che al 4-3-3 della Vertovese, il Telgata risponde con il 4-2-3-1 davanti a Gherardi. A destra gioca Benis, a sinistra Piatti. I due centrali difensivi sono Zucchinali e Trovo. Poi davanti alla difesa a fare da schermo con Longo c'è anche Fenaroli. Esterni a sinistra Cazzazzi, mentre a destra c'è Frassine e poi Oida supportato da Furaforte. Adesso rinvio immediato di Gherardi con Nicoli che però legge bene e mette fuori Luzzana, il capitano. Nicoli pressato a grande velocità da Oida, non sbaglia l'appoggio per Bonomi. Bonetalli anticipato stavolta nel suo movimento, Gualdi è stato bravo a scalare Trovo, abbiamo già detto ampiamente della qualità offensiva del Telgate, non è di certo da meno la linea difensiva con Trovo, giocatore di grandissima qualità, capace non solo di difendere ma anche di far ripartire con due ottimi piedi. Per lui anche una stagione ad altissimo livello a Casazza, 2 anni fa, quando la formazione della Valle Cavallina arrivò fino alle semifinali playoff. Adesso calcio di punizione per il Telgate, con Gherardi che attende i compagni salgano prima di effettuare il rinvio. Vediamo che in fase offensiva di fatto l'attacco del Telgate diventa a 4 sulla linea di Frassine e Oida, salgono anche Furaforte e Cazzazzi, di fatto a formare un vero e proprio attacco a 4 punte alle loro spalle, restano solo Longo e Fenaroli. Adesso qui Guadaline di destra alza la bandiera e quindi calcio di punizione che va a battere immediatamente Galli. Rallancio, poi Bonomi ha provato a mandare Bonetalli, anticipato però, quindi palla in rimessa. Vertovese che negli ultimi minuti ha alzato il baricentro, prova a prendere in mano il pallino del gioco, una sfida fin qui equilibratissima, dove fin qui non si sono registrate emozioni particolari. Bergamelli a cercare il movimento di Bonomi, è in vantaggio Trovo e poi alla fine riesce a liberare il pericolo, ma ancora Bergamelli, stavolta ha cercato addirittura la conclusione, il numero 4, peraltro col suo piede meno preferito, il mancino pressato da Frassine, preferito liberare il pericolo più che cercare davvero la porta di Gherardi, che adesso può effettuare il rinvio. Bello fisico Galli anticipato da Frassine, ma raddoppia bene Luzzana. Nodari va al rinvio lungo su Fuso Abbassini, grande aggancio e palla rimorchio Luzzana per Tagliaferri, che cerca di inserirsi alle spalle della linea difensiva ospite, non riesce però perché Gherardi
molto attento, va a recuperare il pallone, trovò a destra, preciso per Furaforte, stavolta chiude bene Bonetalli, voleva anche la rimessa il terzino sinistro di Paolo Foglio, non la pensa allo stesso modo il direttore di gara, quindi ancora Telgate, Benis, Frassine raddoppiato stavolta in maniera fallosa, Bergamelli l'ha agganciato, timide proteste dalla tribuna, ma a nostro modo di vedere contatto regolare c'è stato, quindi corretta la decisione del direttore di gara, quindi punizione sopra la metà campo in favore della Schirmet Telgate con il direttore di gara che invita Gualdi a arretrare qualche metro per consentire il calcio piazzato a Capital Longo. Portovese tutta chiusa, la sezione di Alberti, palla profonda dentro l'area, alla fine riesce a spazzare in qualche modo Galli, palla che si impenna ancora lì e poi l'ultimo tocco è la parte di Trovò e quindi rinvio dal fondo per la Vertovese. Quando siamo giunti al 14:46 del primo tempo, sempre 0-0 tra Vertovese e Schirmet Telgate, partita fin qui equilibratissima, le squadre si stanno affrontando con grande intensità, con grande convinzione, le squadre chiaramente attrezzate per disputare un campionato d'alta classifica, dotate di qualità e forza, lo stanno dimostrando fino a queste prime battute. Questo primo quarto d'ora non ci sono state però emozioni vere e proprie, non ci sono state palle gol. Si prova adesso la Vertovese con Luzzana per Nodari su Fusabassini, grande aggancio di Fusabassini, mezzo a due, Tagliaferri, Fusar, giostrano bene i giocatori di casa, ancora Fusabassini sul mancino, salta l'uomo, va da Gualdi, quindi palla sui piedi di Alberti, uno contro uno, Alberti dentro l'area, cerca il tocco sotto, Murato, Alberti ancora, la tiene, poi alla fine guadagna il massimo da quella situazione, ovvero la rimessa laterale, Vertovese che rialza il baricentro e recupera metri per andare a battere questa rimessa a destra con il capitano Pierangelo Luzzana. Terza stagione per lui qui a Vertova, arrivato nella sessione invernale di tre stagioni fa appunto. Luzzana, Murato, altra rimessa ancora per i bianchi di Vertova che provano ad alzare il livello della pressione. Luzzana che entra bene dentro l'area, Luzzana poi cerca la conclusione di Mancino, dovrebbe forse potuto cercare anche il traversone, il terzino destro ha optato invece per il tiro in porta, palla strozzata, quindi nessun pericolo per Gherardi. Adesso va a chiudere dalla parte opposta proprio Luzzana, guadagnando la rimessa laterale. Va in conto Tagliaferri, Bergamelli, esce bene in mezzo a due, Alberti, poi serie di contrasti, alla fine il direttore di gara reputa falloso quello di Fenaroli, mediano della Telgate, va a commettere fallo, quindi Luzzana subito per Bonomi, in sinistro al volo, giocata spettacolare con il lancio di Luzzana e la conclusione al volo di Bonomi, palla però lontanissima dallo specchio della porta difesa da Gherardi, palla che termina addirittura in rimessa laterale, chiaro che era difficilissimo trovare la porta da quella posizione e in quella maniera. Bonomi ci ha comunque provato, dimostrazione ancora una volta delle sue grandi qualità, del suo grande mancino. Luzzana, palla dentro, ancora a cercare Bonomi, anticipato, poi prova a uscire il Telgate, Furaforte, Benis, sbaglia però l'appoggio, il terzino destro, il Vertovese che in questi ultimi minuti sta provando con più convinzione a prendere in mano il pallone del gioco,
Del Gate è chiuso. Ah, protezione della propria linea difensiva. Luzzana Fusara. Mancini Fusara. A sinistra per Bonomi. Splendida l'apertura. Bonomi uno contro uno. Salta l'uomo. Palladetto di Bonomi. Prolungata. Poi Luzzana. Il suo destro. Alla fine riesce a chiudere ancora il Telgate, ma adesso Vertovese che spinge con grande convinzione. Telgate in sofferenza in questa fase del primo tempo, anche se fino a questo momento non ha concesso chance importanti all'avversario. Spinge Cazzazzi, poi Tagliaferri. Ancora il 7 per Luzzana. Può andare via, arriva il raddoppio efficace di Longo, è comunque costretto a concedere una nuova rimessa laterale in favore dei bianchi di casa. Tagliaferri, Luzzana, palla molto tesa, respinge ancora il Telgate, poi prova a ripartire con Frassine, gran giocata di Frassine, non riesce però poi a mettere in moto Oida che aveva già tagliato. Oida che adesso va a recuperare di gran forza il pallone e poi si butta anche nello spazio, gran lavoro qui di Oida, ma Bergamelli legge tutto, recupera palla e fa ripartire ancora i suoi. Fusabassini rientra ancora sul mancino. Fusabassini che ha iniziato questo match come ha disputato gli ultimi, ovvero a mille all'ora. Bonetalli, Fusabassini cerca addirittura la conclusione, affrontato da Longo, quindi palla in rimessa laterale quando il cronometro dice 20 e 11 del primo tempo, sempre 0-0, ma partita intensissima, zero pause, le due squadre non perdono mai tempo, appena hanno il pallone cercano immediatamente la giocata con la Vertovese che continua a spingere in questi ultimi minuti e il Telgate invece più attento a coprire gli spazi, poi affidarsi ovviamente in ripartenza alla sua grandissima qualità, le sponde di Frassine e Oida, la velocità di Furaforte e Cazzazzi. Adesso proprio Cazzazzi a prendere il pallone centralmente per Oida, sale a grandi falcate anche Piatti. Oida va a servire proprio il terzino sinistro, sul traversone di prima intenzione, poi Bergamelli, grande intelligenza tattica, scala e va a respingere il pericolo con Alberti che poi è bravissimo in mezzo a due a recuperare il pallone, ad andare a terra guadagnando possesso e fallo, facendo respirare i suoi. Con Bergamelli qui però ha affrettato troppo l'esecuzione del calcio di punizione, di fatto ha finito per regalare palla al Telgate. Nicoli, Frassine di prima per Furaforte, non arriva, quindi Gualdi, Bonetalli, classe 99 va su Alberti, trovò qui, fa valere tutta la sua sapienza tattica. Bonomi ancora una volta bravissimo, il numero 10 a far uscire palla a terra la Vertovese, poi non riesce a tenere Tagliaferri, ma il numero 7 la recupera anche Bergamelli. Bonomi stavolta contenuto e quindi chiusura di Galli che poi entra con grande decisione su Cazzazzi, secondo il direttore là commette anche fallo, quindi calcio di punizione per il Telgate. Vertovese che nelle ultime partite in fase offensiva aveva sempre alternato Sala e Bonomi, questo match è partito là e Bonomi con Sala non al meglio che si accomoda in panchina come già detto, mentre al suo fianco non c'è Shortino come nella trasferta di mentre attenzione teniamo in cronaca perché Fusabassini dentro l'area respinto all'ultimo, buona trama della Vertovese, siamo appunto Fusabassini non terzino come nelle ultime giornate, come già ampiamente detto va a completare il terzetto offensivo insieme ad Alberti, punto di riferimento mai stabile, titolare fisso per la squadra di Foglio, classe 98. Nicoli per Gualdi, la lunga per Tagliaferri, buona idea, chiude però il Telgate, non c'è un attimo di respiro. Oida, apertura di prima intenzione ottima di Fenaroli. Piatti, Longo, passato da Alberti, Longo regge bene. Benis, giro palla stavolta molto efficace del Telgate,
L'Ottovese che ha già però recuperato le posizioni, tornando a chiudere le linee di passaggio per la squadra di Forlani, che è costretta a ricominciare da Trovo. Suo lancio preciso, Cazzazzi, buona la sponda per Piatti, poi Fusabassini lavora molto bene anche in fase no possesso, recuperando il pallone, lanciando Bonomi, giocata straordinaria di Fusabassini, Bonomi di prima per Alberti, dentro l'area, il suo sinistro sul fondo, ma grande ripartenza della Vertovese con Fusabassini che ha recuperato il pallone, ha pescato Bonomi, di prima il numero 10 l'ha messa dentro e poi girata volante di Alberti col pallone non lontano dalla porta difesa da Gradi. Adesso Telgate, Piatti, Trovò di prima, pressato, non bada la misura, Luzzana chiude bene, quindi Gualdi non ci arriva, altro duello centrale, ma Gualdi guadagna il calcio piazzato quando il cronometro dice 24 e 28, sempre 0-0, mentre qui Bergamelli batte troppo rapidamente, dovrà rieffettuare il calcio di punizione. Partita che continua a essere ad altissimi ritmi, ad alta intensità, ma Vertovese che dopo i primi 10 minuti 15 equilibrati adesso sta prendendo in mano il pallone del gioco, anche se fin qui non ha creato chance clamorose da gol la squadra di Foglio, sta confermando in crescita anche dal punto di vista del gioco. Vediamo Vertovese che nelle ultime 6 partite ha raccolto 5 vittorie e appunto il pareggio di settimana scorsa a Casazza, partita comunque comandata soprattutto nella ripresa dalla squadra di Vertova, che i punti avrebbe probabilmente meritato anche qualcosa di più del pari poi alla fine raccolto. Quindi intanto proteste vibranti, e poi ogni caso ha voluto regolare l'intervento in pressing di Alberti, il direttore di gara però non la pensa allo stesso modo e quindi calcio di punizione in favore degli azzurri ospiti, che hanno di fatto acquistato in estate la categoria e come già ripetuto più volte hanno costruito un organico di livello assoluto. Adesso palla profonda con Nicoli che va a chiudere bene su Frassine. Fusabassini, aggancio splendido ancora una volta del numero 11, poi guadagna la rimessa, condizioni strepitose. Giocatore della Vertovese, vediamo fratello di Andrea che invece milita nel Villa d'Almè, eccellenza. Alberti cerca di passare a sinistra, Murato, alla fine la Vertovese impedisce la ripartenza facile al Telgate ma concede comunque la rimessa. Zucchinali, sbaglia stavolta Bergamelli, Bonomi cerca la giocata difficile, poi lotta come un leone nel tentativo di tenere il pallone, arriva anche il raddoppio di Gualdi, quale però entra in maniera evidente sulle gambe dell'avversario e quindi di fatto concede calcio di punizione al Telgate, mentre Frassine, toccato duro, recupera il suo posto al centro dell'attacco. Palla profonda, mentre vediamo che adesso ha cominciato a piovere in maniera più consistente sul comunale di Vertova, che presenta comunque un terreno in perfette condizioni. Gherardi, va lui a rinvio a cercare Furaforte, Bonatalli di testa, arriva comunque Oida, ma Luzzana è bravo nel leggere le intenzioni, nel far ripartire i suoi. Tagliaferri, contrasto vinto, ancora Tagliaferri, profondo per Fusara, attenzione Fusara di prima dentro, calcio d'angolo, ma altra buona ripartenza della Vertovese che continua a tenere testa al meglio all'avversario e in alcuni frangetti si fa anche preferire. Telgate che dopo un inizio combattivo sta cercando soprattutto di contenere, fin qui i suoi attaccanti non sono mai riusciti a costruire pericoli significativi verso la porta di Nodari, fin qui spettatore non pagante. Rimessa sul secondo palo, smanaccia Gherardi, va Gualdi a tenerla,
e quindi palla rimorchio per Bergamelli. Il Mancino, palla troppo lenta, Gherardi con i pugni può respingere. Ancora Fusar, mezzo a due, esce lui col pallone. Fusar Bassini, sempre lui. Bonetalli, sul giro palla della Vertovese che prova a far uscire il Telgate. Ancora Bonetalli, classe 99, esce dal settore giovanile della Virtus Bergamo, il terzino sinistro di Foglio, è entrato benissimo domenica a Casazza nell'ultima mezz'ora e oggi è stato schierato dal primo minuto dal mista di Defe. Bonomi non passa, ma era buona idea, bravo qui trovo a leggere in fase difensiva a consentire ai suoi la ripartenza. Benis salta secco l'uomo, fuga forte, si gioca in un fazzoletto, il Telgate dimostra buona padronanza anche con i propri mediani e alla fine riesce ad uscire dal pressing. Piatti, terzino sinistro per Cazzazzi, affrontato, palla che passa per Piatti, arriva anche alla chiusura, direttore di gara, alla fine sanziona il calcio di punizione che sarà in favore degli azzurri ospiti. Quando il cronometro dice 30 minuti esatti del primo tempo, sempre 0-0, match fin qui equilibratissimo, anche se avaro di emozioni, due squadre chiaramente sono consapevoli dell'importanza della posta in palio, stanno affrontando sia a viso aperto ma anche con puntigliosa attenzione tattica. Dopo il primo quarto d'ora proprio equilibratissimo, la Vertovese ha spinto con più convinzione senza poi riuscire a creare pericoli veri e propri. Telgate che pur senza riuscire a ripartire in maniera velenosa ha sempre chiuso gli spazi in maniera ottimale senza concedere chance all'avversario. Adesso rinvio dal fondo che andrà a battere Nodari, il portierone ex professionista, ha detto diverse volte anche nelle scorse partite, avvio di stagione splendido per lui con tanti interventi determinanti, chiaro che non sia una novità. Zucchinali, palla sopra a cercare il movimento di Oida, la prolunga, Bonetalli però chiude molto bene la diagonale difensiva, evita il pressing di Furaforte, fa ripartire i suoi. Bonomi, tacco forse eccessivo stavolta del numero 10 e quindi possesso Telgate. Bergamelli anche lui esagera, due leziosismi di troppo in questa ultima azione per la Vertovese che fa ripartire quindi il Telgate con Frascine. Benis, attenzione a palla in occhio per Cazzazzi, il destro, manca il pallone, il numero 7, ma stavolta era entrata in maniera pericolosa la squadra di Forlani pur senza riuscire a trovare la conclusione. Sarà la parte opposta, Bonomi, Gualdi, profondo per Alberti, non passa, poi Cazzazzi può far ripartire i suoi. Ancora Cazzazzi, palla sui piedi di Furaforte, uno contro due, li salta entrambi, poi Bergamelli con un guizzo recupera il pallone. Fusabassini, entra sul mancino Fusabassini, poi apre bene per Bergamelli, tocco morbido su Alberti, la sua sponda di testa, palla però troppo debole, blocca facilmente Gherardi. Chiaro che le due squadre, pur avendo un potenziale offensivo enorme, dispongono anche di linee difensive molto solide. Abbiamo già detto di quella del Telgate, ma non è certamente da meno quella della Vertovese, che non prende gol su azione dalla terza giornata. Nelle ultime sei, solo un gol subito per la squadra di Foglio su calcio di rigore da parte di
Traini nel derby, poi vinto per 2-1 a Pradalunga. Mentre qui il calcio di punizione è in favore del Telgate, dal limite dell'area, battuto subito i giocatori ospiti, ma è chiaro che il direttore di gara aveva detto di attendere il suo fischio, quindi non vale, si rifarà il calcio piazzato da punizione molto interessante, con palla poco fuori dal limite dell'area, leggermente spostata sulla sinistra. Abbiamo già visto che sul pallone ci sono Furaforte e Capitan Longo, si sta avvicinando anche Trovò, sono numerose le frecce all'arco del team di Telgate, anche sui calci da fermo, con Nodari che sta disponendo la barriera con grande attenzione. Calci piazzati sempre importanti, partite di questo livello, a maggior ragione oggi, dove di fatto con palla in movimento le due squadre stanno faticando moltissimo a creare pericoli al rispettivo avversario. Grande tensione anche sulle tribune, si attende solo il fischio del direttore di gara. Parte Longo, il suo destro, para Nodari e poi la ribattuta vincente firmata da Zucchinali. E quindi quando il cronometro dice 35 esatti nel primo tempo, il Telgate passa in vantaggio. Nodari era riuscito a respingere la conclusione a giro di Longo, deviandola sulla traversa, ma sulla ribattuta come un falco, come un bomber d'aria, il centrale difensivo ha tradotto in rete con un tapin da pochi passi e quindi ha portato in vantaggio gli azzurri ospiti, che fin qui avevano soprattutto contenuto senza mai ripartire in maniera pericolosa, e di fatto alla prima chance hanno sbloccato la contesa. E Vertovese aveva cercato di mantenere il possesso senza però mai riuscire a graffiare, e di fatto sull'unica palla gol concessa ha subito lo svantaggio. Adesso prova a rispondere subito a squadra di Foglio, Luzzana, il suo traversone dentro, respinge con i pugni Gherardi, in uscita non si fa sorprendere, fa ripartire i suoi, Furaforte, dribbling secco ai danni di Bergamelli, poi arriva la chiusura però puntuale di Nicoli, Luzzana, perché adesso la Vertovese va a cercare di aumentare ulteriormente i ritmi per sì mantenere ancora il possesso palla, ma anche per riuscire a creare i presupposti per il pareggio. Telgate che invece, dopo aver sbloccato il punteggio, potrà chiaramente poggiare con ancora più convinzione sulla propria solidità difensiva e poi affidarsi al proprio attacco per ripartire. Gualdi, c'è Bonomi, servito, uno contro uno, salta secco l'uomo Bonomi, poi palla sul destro, chiude però ancora Zucchinali, e quindi Furaforte, perfezione disimpegno, Frascine Furaforte, sbaglia stavolta il numero 9, che sta comunque lavorando moltissimo per la squadra, muovendosi su tutto il fronte offensivo, anche se non ha fin qui mai spaventato Nodari. Bergamelli, Luzzana, salta secco l'avversario, ancora Luzzana, Alberti per Fusabassini, scusate, Tagliaferri, la protegge il numero 7, l'ex San Paolo Dagon, alla fine riesce a far rimpallare il pallone addosso all'avversario, quindi ad ottenere il calcio d'angolo con la Vertovese che attacca l'area di rigore con ben 5 uomini, Telgate tutto chiuso a difendere, palla dentro, Gherardi sicuro, presa alta, impeccabile per il portierone della Cima Telgate, che vede anche un compagno a terra, quindi
spedisce il pallone in rimessa. In realtà doveva semplicemente allacciarsi le scarpe. Il centrale difensivo Daniel Zucchinali, classe 87, autore del gol di poco fa, che sta fin qui decidendo il big match. Bonomi sportivamente sostituisce il pallone a Gherardi, che adesso andrà a effettuare il rinvio. Quando il cronometro dice 38 e 50, il Telgate conduce per una rete a zero. Qui Luzzana va a proteggere l'uscita di Nodai, che non si fa sorprendere, blocca facilmente Nicoli. Bonetalli rientra sul mancino. Bergamelli a profondo per Bonomi, buona la sua sponda, azione ancora molto bella in linea per la squadra di Vertova, con Alberti che però non riesce nella correzione in favore di Bonomi. Vertovese che non ha accusato il colpo, sta cercando di rispondere immediatamente, anche se continua a cozzare contro la grande solidità del Telgate. Adesso qui Cazzazzi sulla sponda di Oida non riesce a recuperare il pallone e quindi può andare al rinvio Nodari. Alberti anticipato, quindi Fusa Bassini, uno contro uno, attende la sua posizione di Luzzana, poi rientra su Mancino. Bonetalli, ancora Fusa Bassini, scambio le due. Bonetalli rimasto a terra perché è toccato da Furaforte, il direttore di gara, pochi passi dall'azione, vede il fallo, assegna calcio piazzato in favore del Vertovese, che prova a rispondere, prova a riequilibrare il match prima dell'intervallo. Bergamelli che ha già chiamato lo schema, è il direttore di gara che fa rispettare la distanza a Furaforte e Fenaroli, che poi va in area a saltare, tutta chiusa dietro la formazione del Schirmet Telgate. Tutto in avanti invece il team di Paolo Foglio, parte Bergamelli, palla sopra, alla fine duello fisico con Nicoli che la tiene, alla fine il centrale difensivo guadagna la rimessa, forse il massimo che poteva ricavare da quella situazione, e quindi Zucchinali che spara via in rimessa. Copione tattico del Metz che non è variato dopo il vantaggio Zucchinali, anzi si è forse ulteriormente intensificato con la Vertovese che spinge e il Telgate che risponde di rimessa. Bergamelli, palla dentro, respinta ancora Frassine, ancora Bergamelli a pressare alto, poi alla fine per non rischiare lungo sparacchia lontano con Bonetalli che scala bene e prolunga per l'uscita con i piedi di Nodari, il quale per non correre pericoli spedisce fuori dalle recinzioni quando il cronometro dice 41 e 43, e il Telgate conduce per una rete a zero grazie al gol messo a segno al 35esimo da Zucchinali. Ripetiamo, punizione calciata in maniera velenosa da Longo. Nodai era riuscito a mano aperta a respingere sulla traversa, ma poi la sfera è rimasta lì ed è arrivato come un condor, come un bomber d'area, il centrale difensivo Zucchinali, che ha ribadito in rete per il vantaggio ospite. Chiaro che, seppure non al meglio, ricordiamo, Foglio dispone in panchina anche di Matteo Sala, oltre che di Shortino. Due cambi che in un match di questo tipo, dove a questo punto c'è necessità di rimontare, potrebbero venire molto utili al mister di Leffe. Palla lunga di Nicoli, Bonomi, la sponda per Alberti, anticipato ancora trovò e Zucchinali, fino a questo momento non stanno sbagliando nulla, non hanno concesso niente se non le briciole a Alberti. E Vertovese che adesso prova a sinistra con Bonomi, chiuso ancora, la trovò il numero 10 che sta provando a muoversi a creare pericoli insieme a Fusa Bassini. Fragesano spesso molto bene sulla tre quarti i due, ma non riescono però poi mai a trovare l'infilata per bucare la linea difensiva avversaria. Bonomi, Bonetalli,
giro palla a Vertovese, Bergamelli, Luzzana, no, controllo non facile, la tiene comunque il numero 2, pressato da Gazzazzi, preferisce non correre pericoli, tornare da Nodari, fanno sportellate Tagliaferri e Zucchinali, ma la meglio il centrale difensivo del Telgate, poi Bergamelli perde il pallone, sbaglia anche il Telgate, qualche errore di troppo da entrambe le parti in questi ultimi frangenti. Alberti Bonetalli, Bergamelli, altro giro palla da Vertovese che prova centralmente, Tagliaferri per Bergamelli, stavolta è uscita bene la squadra di Paolo Foglio, Bonomi, il traversone molto teso, leggermente però troppo lungo, Fusabassini ha cercato di inseguire il pallone ma la traiettoria era chiaramente fuori dalla sua portata, abbiamo detto della panca dei cambi a disposizione di Foglio per la Vertovese, chiaramente ricordiamo che non è da meno la panchina del Telgate perché la Vertovese di fatto è oggi in emergenza con Scenti, Riva, Marchesi, Messina, oltre a Sara non al meglio in panchina. Ricordiamo che il Telgate in panchina può disporre di Corna, Metelli, Serafini, Dodai, Magri e Terzi, sicuramente un cambio di assoluto livello, mentre ricordiamo ancora una volta che Carrara e Bigatti sono in tribuna, non sono nei 18, adesso rimessa da Vertovese, Fusabassini, palla dentro di Luzzana, Gherardi però ancora in presa alta, ho dovuto compiere interventi difficili ma non ha mai sbagliato nell'ordinaria gestione il portierone della Telgate quando siamo già entrati nel recupero. Furaforte, l'ex Darfo, palla dentro a cercare Oida, questa volta il bomber, ex Forza Costanza, non riesce ad intervenire, non riesce a raggiungere il pallone e quindi va al rinvio Nodari in quello che è uno degli ultimi assalti del primo tempo per la squadra di Vertova, ripartenza ancora Telgate, Cazzazzi per Piatti, terzino sinistro, il sottraversone, questa volta Nicoli non ha colpito bene ma riesce comunque la Vertovese a liberare il pericolo, Alberti, protezione e scarico ma su questa palla dopo un solo minuto di recupero il vettore di gara fischia la fine del primo tempo che si chiude per 1-0 in favore della Scirma di Telgate, decide il gol al realizzato al 35esimo da Zucchinali, partita molto equilibrata dove la Vertovese ha cercato maggiormente di fare la partita ma non è mai riuscita a graffiare, il Telgate si è difeso con ordine, non ha concesso nulla, di fatto sull'unica palla gol costruita ha timbrato il vantaggio, con questo da Vertova per il primo 45 è tutto, vediamo appuntamento alla ripresa. Cari telespettatori, ben tornati in collegamento da Vertova dove la sfida tra Vertovese e Schirmet Telgate a fine primo tempo vede il Telgate in vantaggio per 1-0 grazie al gol realizzato al 35esimo da Zucchinali, mentre avete visto che è arrivato anche il primo cambio per gli ospiti, è uscito Cazzazzi al suo posto Metelli, quindi fuori 1-98 dentro 1-99 per il rispetto della regola dei giovani. Partito intanto il secondo tempo con la Vertovese che attaccherà in maglia bianca da destra alla sinistra dei vostri teleschermi, risponderà in completo azzurro dalla parte opposta il Telgate, primo tempo molto equilibrato dove la Vertovese ha condotto il possesso palla per una buona mezz'ora senza però riuscire a graffiare, il Telgate ha retto bene, di fatto non ha concesso praticamente nulla e poi sull'unica palla gol creata ha trovato il vantaggio la squadra di Forlani, confermando la propria solidità difensiva, confermando soprattutto il proprio enorme potenziale offensivo. Mentre Vertovese, pur ripetiamo, disputando un ottimo primo tempo con spesso palla ai piedi e una sola chance con i suoi avversari, ha però subito il gol su azione che non subiva la terza giornata di campionato, soprattutto non è riuscita a graffiare chiaramente in questa ripresa, la squadra di Foglio cercherà di spingere con ancora più convinzione per cercare di riequilibrare la sfida, mentre dall'altro lato chiaramente il Telgate cercherà di
portare a termine la partita conquistando i tre punti. Ricordiamo Veratovese seconda a un punto della vetta occupata dal Villongo e Telgate terzo a meno uno dalla squadra seriana, quindi è uno scontro d'alta classifica a tutti gli effetti. Mentre l'altra sfida di vertice che vede di fronte il Villongo capolista ad almeno San Salvatore contro la Lemine, quarta forza, vede fino a questo momento prevalere la Lemine, quindi in questo momento la capolista sarebbe il Telgate, ma c'è ancora 45 minuti, ci sono ancora 45 minuti da giocare, può succedere di tutto. Adesso rimessa laterale in favore della Vertovese, Bergamelli, Luzzana, mentre la pioggia è diminuita, è una semplice pioggerellina quella che sta cadendo sul comunale di Vertova, dove adesso si sono accesi anche i fari perché chiaramente la luminosità stava calando. Galli in mezzo a due cerca la percussione, poi intervento molto duro stavolta di Luzzana, duello tra capitani, Luzzana su Longo, il numero 8, fallo evidente di Luzzana con il direttore di gara, il signor Vicari di Lovere, che va a richiamare il terzino destro Vertovese, che come di consueto mette molto agonismo, molta intensità sul terreno di gioco, non toglie mai la gamba il capitano originario di Clusone. Adesso Fusavasseni non riesce a tenerla, quindi rimessa laterale che sarà in favore degli azzurri ospiti. Piatti, poi ancora Fusavasseni recupera la sfera, guadagnando anche fallo, quindi calcio di punizione in favore dei bianchi di casa. Nicoli cerca il pallone profondo per Bonomi, palla che non arriva per la chiusura di Trovò, come sempre attento il numero 5. Bergamelli, Bonetalli, Vertovese che spinge subito fin dalla prima battuta di questa ripresa con Nicoli, che adesso va a duellare con Oida, direttore di gara, vede un fallo da parte del difensore della Vertovese tra le proteste soprattutto della tribuna che voleva regolare l'intervento del centrale difensivo di casa. Adesso Trovò, grande sventagliata, non altrettanto però il controllo di Furaforte, errore insolito per il numero 10, dotato di tecnica sopraffina. Fusavasseni in mezzo a due riesce a tenere il pallone, poi successivamente però lo perde e quindi Telgate, palla persa, Bonomi, forse è subito fallo, il direttore di gara fa giocare, altre proteste stavolta più convinte da parte della tribuna. Passiamo dalla parte opposta con Bonetalli che va a lavorare sulla sinistra uscendo a testa alta guadagnando fallo, grande giocata ancora di Bonetaldi che conferma anche quest'oggi di avere una personalità e una sicurezza insolite per un giocatore della classe 99. E anche qui è andato a recuperare il pallone, a far ripartire i suoi, Nodari cerca la soluzione profonda con Fusavasseni che va a saltare, Luzzana subentra, nessun tocco e quindi rimessa che stavolta è fuori dal Telgate. Zucchinali, l'autore del vantaggio, va a profondo, Bergamelli scala bene, fa la schermo, Luzzana, Fusavasseni, entra sul mancino, evita due avversari, poi subisce anche ancora fallo. Fusavasseni che dopo un inizio straordinario, prima mezz'ora di partita davvero ad altissimi livelli, è leggermente calato nell'ultimo quarto d'ora. Lui e Bonomi hanno provato nel primo tempo a muoversi molto, a creare supporto numerica, spesso l'hanno anche fatto, però poi non sono mai riusciti a trovare la chiave per mettere in difficoltà gli avversari, con Alberti che è andato spesso a duellare contro Zucchinali e Trovò, risultando però regolarmente respinto. Fusavasseni adesso dentro l'area, a rimorchio per Gualdi, non passa il suo filtrante, ma Bonetalli recupera molto bene, Alberti, il suo destro troppo debole, blocca facilmente Gherardi. Ottimo lavoro ancora in fase di non possesso per la Vertovese che va a battere la rimessa. Trovò, non ha sbagliato nemmeno stavolta, Nicoli però non è da meno, Bergamelli leggermente lezioso,
Frascine profondo, Fraforte va giù con il contatto con Galli, arriva anche il giallo per il centrale difensivo. Contatto leggero, però chiaramente Fraforte aveva guadagnato la migliore posizione, stava puntando deciso l'area. Inevitabile il calcio di punizione, anche il giallo per il numero 5 della Vertovese. Sempre grande attenzione a Vertovese su questi calci piazzati, perché è enorme il potenziale. La squadra di Tergate parte stavolta Frascine, botta secca di collo, ma Nodari stavolta blocca senza problemi. Luzzana, Gualdi, apertura senza guardare, sbagliata però, trovò, rimasto in posizione offensiva dopo la giocata precedente, sbaglia però l'appoggio, quindi stavolta l'out è in favore della Vertovese. Luzzana, palla sopra per il movimento di Bonomi, anticipato da Zucchinali, ancora rimessa laterale. Quando il cronometro 17:47 del secondo tempo, sempre 1-0, continua a decidere il gol del centrale difensivo del Tergate. Fusabassini, profondo, non passa. Bergamelli, Vertovese che continua a gestire il possesso palla, continua a spingere ma non riesce a graffiare. Tergate molto attento in fase difensiva, non concede nulla pur senza mai ripartire in maniera velenosa. Squadra di Forlani sta gestendo molto bene il vantaggio. Bonetalli, palla dentro, di prima intenzione a spiovere, Fusano fa passare, Bonomi la tiene. L'ex scanzo, appoggio a rimorchio per Gualdi, stavolta non arriva il suo pallone. Può chiudere ancora in maniera efficace il Tergate con Nodari che stavolta preferisce non rischiare, appoggia il pallone in maniera troppo vigorosa. Non riescono più a tenerlo i centrali difensivi della Vertovese, quindi la rimessa stavolta è in favore degli azzurri ospiti. Frascine, uno contro uno, Bergamelli va a lavorare, Luzzana perfezione di impegno, ancora Tergate però. Fraforte, lungo, non passa la sua apertura, allora ci prova Metelli, come è entrato. Fenaroli, fa girare il pallone il Tergate, lo fa bene, trovò a destra per Benis, classe 99, rientra sul mancino, poi prova il traversone, palla però totalmente fuori misura. E Nodari può andare facilmente a bloccarla facendo ripartire i suoi. Luzzana, palla profonda, non arriva Fenaroli, anticipato però stavolta da Luzzana, ha perso una palla sanguinosa il centrocampista del Tergate, che però poi la recupera bene e la gestisce al meglio. Fraforte, doppio dribbling, ancora Fraforte scatenato, 1-2 con Frascine. Grande spunto stavolta nel numero 10, alto doppio passo, stavolta lo tiene bene però Nicoli, che mette il corpo tra l'avversario e il pallone, nonostante la grande rapidità dell'avversario lo contiene guadagnando il rinvio dal fondo. Nodari a cercare Bonomi, anticipato il numero 10, chiaro che non sono queste le palle migliori per lui, preferisce chiaramente essere servito sul suo mancino per poter andare a far male, non di certo spalla alla porta. Eccolo Bonomi che però qui è bravissimo a lavorare anche in queste condizioni, a guadagnare fallo, attaccato da Travò, e quindi buona chance stavolta per i padroni di casa sulla tre quarti avversaria. Bonomi batte subito per Bergamelli, di prima dentro, all'ultimo stavolta chiude lungo, era buona la palla di mocchio di Bergamelli. Attenzione alla velocità ancora di Fraforte, Nodari però attento, non sbaglia e spedisce il pallone in tribuna evitando rischi ulteriori. Ripetiamo il copione tattico dei primi 11 minuti di ripresa, non è diverso a quello visto nel primo tempo. Vertovese che fa la partita,
cerca di muovere il pallone, ma non riesce mai a trovare l'imbucata. E Telgate che si difende con ordine, non concede niente, anche se dobbiamo dire oggi i suoi attaccanti, pur muovendosi molto, non stanno incidendo come di consueto, a parte il gol firmato dal centrale difensivo Zucchinari su la ribattuta dopo un calcio da fermo. Non è mai riuscita a creare pericoli la squadra di Telgate, con Frascine e Oida che si stanno muovendo molto ma non hanno mai visto la porta, e con Furaforte, di gran lunga il più vivace dei suoi, e crea subito Omega, crea spesso superiorità saltando l'uomo oltre che cercando lo scambio, ma fin qui non ha mai poi concluso in maniera velenosa dalle parti di Nodari. Adesso qui lavora bene in uscita Fenaroli, posso palla Telgate che però viene aggredito da Gualdi, che anche oggi sta fornendo la consueta prestazione fatta di corsa e convinzione, anche se non ha mai trovato lo spazio per i suoi consueti inserimenti, già risultati letali in questa zona ben due volte. Tagliaferri, scambio con Fusabassini, ancora Tagliaferri, si gira bene sull'esterno destro, poi non riesce però a trovare il pertugio, e quindi ripartenza Telgate con la palla, attenzione per Oida, Oida contro Nodari, Oida rimontato alla fine, vediamo cosa ha deciso il direttore di gara. Calcio di rigore e rosso, attenzione, momento importantissimo del match, con Oida lanciato verso la porta, difesa da Nodari, rimontato da Nicoli, è riuscito a calciare comunque il numero 11, contrastato proprio nell'efficacia del portiere, il direttore di gara però ha visto un fallo su Dani Nicoli e quindi è arrivato il calcio di rigore e il rosso per il centrale difensivo, e chiaramente adesso match che potrebbe mettersi in discesa per gli ospiti. Chiaro che proteste sono state vibranti sia in campo dalla tribuna, ma così detto di gara ha deciso calcio di rigore, mentre Nicoli abbandona mestamente il campo. Frascine ha provato sul pallone contro Nodari, momento chiave della partita, si attende il fischio del direttore di gara, parte Frascine, suo destro, rete, raddoppio del Telgate firmato dal numero 9. Chiaro che adesso il match diventa in salita per la Vertovese. Quindi quando il cronometro dice 15-4 nella ripresa, il Telgate ha raddoppiato grazie al calcio di rigore realizzato da Frascine. Calcio di rigore che ha comportato anche l'espulsione da parte di Nicoli. Ripetiamo, contropiede con Oida lanciato di fronte a Nodari, ha calciato il numero 11 murato da Nodari, ma nella rimonta Nicoli l'ha agganciato, secondo il direttore di gara quello era fallo da rigore, quindi è arrivato il penalty e l'espulsione per Nicoli. Chiaro che il Telgate fin qui è estremamente cinico, due palle gol create, due reti per la squadra di Forlani, che ha sempre agito di rimessa senza concedere praticamente nulla. Adesso potrà gestire il doppio vantaggio con l'uomo in più, diventa invece durissima per la Vertovese, che fin qui, pur gestendo sempre la palla, non è mai riuscita a creare pericoli, punita di fatto da due episodi. Adesso dovrà inseguire con l'uomo in meno, tentando la rimonta dal doppio svantaggio. Dopo il gol, proteste vibranti che sono reiterate anche dalla panchina, e quindi
arrivato il rosso per Franco Gualdi, l'accompagnatore della Vertovese, che l'abbiamo visto abbandonare visibilmente arrabbiato il terreno di gioco, come abbiamo già letto più volte durante la nostra telecronaca. Partita di enorme importanza, la Vertovese è seconda a un punto dalla vetta, il Telgate, squadra favorita e costruita per il salto di categoria, è terzo a un solo punto dei Ceriani, quindi la posta in palio oggi è chiaramente doppia, con Luzzana che qui ha provato addirittura il tiro. Chiaro che adesso la Vertovese deve provarci anche con soluzione da fuori. E ripartenza adesso velenosa del Telgate, con il guardaline che alza la bandiera ravvisando la posizione irregolare di partenza di Furaforte e assegnando calcio di punizione alla Vertovese. Bonomi, anche lui in offside, altro fuori gioco, altra punizione stavolta però per il Telgate. Vediamo che sta comunque facendo scaldare tutti i suoi uomini mister Foglio, ripetiamo, oggi in emergenza, senza diversi elementi, ma comunque con la disposizione in panchina Sciortino e Sala, seppur non al meglio, l'ex pradalunghese rappresenta sempre un'arma importante da poter schierare anche a partita in corso. Bonetalli prova ancora a spingere la Vertovese adesso, nonostante l'uomo in meno, sbagliato però l'appoggio di Alessandro Bonetalli del classe 99, e quindi è andato a chiudere facilmente Gherardi, mentre sentite le urla in sottofondo del capitano del Telgate, Zucchinali, autore anche del primo gol. Evita Soia a non abbassare il livello di attenzione per mantenere il risultato, per portare a casa i tre punti. Ricordiamo Telgate che non vince da due turni, l'ultima due partite sono fatte due pareggi contro Casazza e Lemine. Vertovese che invece d'accanto suo non perde dalla terza giornata di campionato a Villongo, poi 5 vittorie consecutive e il pareggio di settimana scorsa a Casazza per la squadra di Foglio, che però oggi per riuscire a ottenere un risultato positivo dovrà adesso centrare l'impresa, ovvero la rimontare il doppio svantaggio con l'uomo in meno. Chiaro, non facile anche per la caratura dell'avversario, una delle migliori squadre del campionato, se non la più forte, almeno per quanto riguarda l'organico a disposizione di mister Forlani. Mette qui il calcio di punizione, vediamo che mister Foglio sta preparando il doppio cambio. Arriverà comunque successivamente a questa azione, trovò in mezzo a due Zucchinali, prova comunque a pressare la Vertovese. Chiaro che però adesso gli spazi per il Telgate in fase di uscita siano maggiori. Scambio che stavolta Bergamelli chiude al meglio, ancora Telgate, Metelli chiuso con grande decisione da Alberti, e come al solito lavora in entrambe le fasi andando a combattere anche quando il pallone l'hanno gli avversari. Bonetalli, scambio con Gualdi, palla poi dietro per Galli, la sua apertura, Luzzana, Fusa Bassini, chiaro che con l'espulsione di Nicoli si è arretrato Bergamelli sulla linea difensiva, andando a comporre la coppia centrale insieme a Galli. Chiaro che sono uno un terzino destro, uno un resista, deve fare di necessità virtù mister Foglio, non lo poteva fare altrimenti. Adesso arriva, eccolo, il doppio cambio per la squadra di Vertova, esce Alberti, al suo posto entra Sciortino, quindi fuori un 98 dentro un 99, fuori un attaccante di peso dentro un attaccante meno forte fisicamente ma dotato di più tecnica e più rapido, cambiano quindi le caratteristiche del giocatore sceso in campo, mentre vediamo che il cambio in realtà è solo uno. Sala, non essendoci l'accompagnatore, è andato a mostrare il tabellone luminoso ma non entra in campo. Ripetiamo, Sala che non è al meglio, pur portato in panchina da mister Foglio. Può uscire adesso la Vertovese, Bergamelli, Bonetalli,
palla recuperata ancora da Capitano Longo e quindi ancora Telgate, che adesso quando fa possesso palla è più velenoso rispetto a prima, maggiori spazi da coprire per il giocatore vertovese con l'uomo in meno, più difficile andare a recuperare palla all'avversario molto tecnico come il Telgate, mentre qui prova ad uscire adesso Tagliaferri, contrastato, va a duellare però poi non riesce a tenere il pallone, quindi rimessa ospite. Zucchinali, palla lunga per il taglio di Furaforte, ma il direttore di gara stavolta ha visto un fallo precedente all'opera di Oida, l'ex Forza Costanza, andato a travolgere l'avversario, quindi calcio di punizione vertovese quando il cronometro dice 22-21, sempre 2-0 per il Telgate, che ha anche l'uomo in più. Palla dentro adesso di Shortino, molto buono la sua idea, ma ottimo nel leggere Gherardi, che ripetiamo non ha dovuto compiere interventi significativi, ma ha sempre dato grande sicurezza a tutto il reparto e nelle uscite alte di fatto non ha mai sbagliato l'intervento. Portierone del Telgate, va al rinvio profondo, stavolta però in maniera imprecisa, quindi possesso vertovese. Luzzana, Galli, adesso va al rinvio lungo Lodari a cercare Bonomi, buona la sua sponda, buono anche il taglio Tagliaferri, provano a lavorare i due, Bergamelli, Luzzana a spazio, lo sfrutta, poi palla lento di Luzzana, chiude bene in fase difensiva Benis, che fa ripartire i suoi. Frassine cerca il dribbling, tutto regolare, anzi no, fallo ai danni di Frassine, soltanto il direttore di gara, chiaro che adesso dopo il rosso a Nicoli, tribuna di casa, protesti ad ogni fischio contro del direttore di gara. Episodio quello del calcio di rigore molto contestato dai tifosi e anche dai giocatori della Vertovese, e chiaramente ha messo in discesa la partita per gli ospiti, ha portato sul 2-0 il Telgate, soprattutto gli ha consentito di giocare con l'uomo in più, e match che si è complicato per la Vertovese, che fino a quel momento, pur senza graffiare, aveva sempre tenuto il pallone. Vertovese che per la verità anche con l'uomo in meno sta provando ancora a spingere, ancora a restare in partita, a non mollare. Bonomi cerca di tenere il pallone, non ci riesce, poi il numero 10 nonostante l'impegno profuso. Telgate che se era stato solidissimo fino al 2-0 colpendo nelle uniche due occasioni create, lo è ancora di più adesso con l'uomo in più. Palla adesso lunga che va a leggere Bonetalli, non arriva però a recuperare il pallone, il numero 3 poi bravo nello scalare, nel anticipare Oida. Luzzana per Bonomi, Bergamelli, Fusar a spazio, entra sul sinistro, il suo sinistro violento di collo e palla non lontana dalla porta di difesa da Gherardi. Bella qui la soluzione di Fusar Bassini con il suo sinistro che è terminato poco distante dalla porta di Gherardi, ma non è riuscito a centrare lo specchio. Fusar Bassini che adesso è sceso a fare il terzino sinistro, Bonetalli è andato a fare il centrale insieme a Galli, a destra c'è Luzzana, Bergamelli è tornato nel suo ruolo di playmaker. Adesso il traversone di Luzzana non viene contenuto, palla, vediamo se in rimessa o in corner, è riuscito a tenere la Zucchinali, quindi semplice rimessa laterale. Tagliaferri, mezzo due anticipato, poi qui Bergamelli lavora molto bene andando a gestire il possesso. E Vertovese che continua a non arrendersi, continua a provare a tenere alto il ritmo, a mettere in difficoltà l'avversario. Fusar Bassini, doppio dribbling, palla sopra, non ci arriva Tagliaferri, ma qui altra buona giocata nel terzino ex Villa Dalmè, ma ha vuoto l'avversario, palla sopra con Tagliaferri che ha tagliato alle spalle della difesa
avversario, senza poi riuscire a trovare la correzione, mentre vediamo che la luminosità scende sempre di più sul campo di Vertova, fari accesi in questa giornata uggiosa con la pioggia che, seppur non copiosa, sta scendendo regolare sul Tognella di Vertova. Adesso Telgate, Zucchinali, Metelli, affrontato, non sbaglia l'appoggio, sbaglia invece Piatti e quindi Bergamelli non riesce però a tenerla in campo il numero 4, e quindi nuovamente rimessa per il Telgate, nonostante gli sforzi profusi dalla Vertovese, che è encomiabile dal punto di vista dell'impegno, sta provando a fare la partita, a far girare palla e a spingere nonostante l'uomo in meno e il due gol di svantaggio. Il Telgate però non si scompone, gestisce bene pur senza ripartire con troppa convinzione. La squadra ospite non sta sbagliando nulla in fase difensiva, non sta concedendo niente agli avversari. Fusar per Bonomi, mezzo a due, stavolta commette fallo Trovò, direttore di gara, e a pochi passi assegna il calcio di punizione per la Vertovese, che adesso dovrà attendere qualche secondo perché arriva il secondo cambio per il Telgate. Stavolta ad uscire è Oida, al suo posto Daniele Corna. Vedremo se cambierà qualcosa dal punto di vista tattico con l'uscita di Oida. Di fatto resta un solo attaccante di peso davanti, Frassine per la squadra di Forlani, mentre qui Bergamelli va a profondo, respinta, Uzzana non si fa sorprendere per non correre rischi, appoggia per Nodari, palla ancora sopra di Nodari per Bonomi, ancora braccia alzate, voleva un fallo il numero 10, ma possesso Vertovese, rovesciata lì Luzzana che va a servire Tagliaferri, uno contro uno, il numero 7 la tiene Tagliaferri, ancora lui, palla dentro, corner, anzi no, l'ultimo tocco è del numero 7, quindi non ci sarà nemmeno la possibilità sul calcio d'angolo per la Vertovese, che sta cercando di buttare il cuore oltre l'ostacolo, sta cercando di dare tutto in questo finale, non arrendersi fino alla fine in questo importantissimo scontro d'alta classifica. Mentre ripetiamo, a fine primo tempo dall'altra parte la sfida di Almeno San Salvatore tra Lemine quarto e Villongo capolista. Il Lemine era in vantaggio, Sciortino in mezzo a due, se ne va Sciortino, ancora lui, alla fine il raddoppio di Zucchinali che non concede spazi, ma calcio d'angolo però stavolta in favore della Vertovese. Si attacca anche a queste situazioni per restare nella partita con grande determinazione. Palla che passa e poi alla fine l'ultimo tocco è del giocatore di Vertola, quindi rinvio dal fondo per il Telgate. Quando il cronometro dice 30 minuti esatti della ripresa, sempre 2-0 per il Telgate, continua a decidere i gol al 35esimo primo tempo di Zucchinali, il raddoppio su calcio di rigore al 14esimo della ripresa di Frassine. Telgate che si è dimostrato fin qui solidissimo dietro, non ha concesso nulla, poi ha colpito sulle due chance create. Vertova che sta provando a fare la partita fin dall'inizio, ha continuato a farlo anche con l'uomo in meno e con i due gol di svantaggio, ma non è mai riuscita a graffiare. E di fatto è stata punita sulle uniche due in decisioni difensive. Adesso sbaglia l'appoggio il capitano Longo. E quindi rimessa, già battuta da Vertovese. Bonetalli, Bergamelli. Ancora Bonetalli. Pressato. La sposta con la suola e la apre con pressione per Luzzana. Provato ad uscire ancora la Vertovese. Stavolta però è efficace il pressing del Telgate, che poi prova a ripartire. Luzzana per un attimo e alla fine Guadalini alza la bandiera, fuori gioco, quindi calcio di punizione per la Vertovese, che non molla di un centimetro, prova a restare attaccata alla sfida fino alla fine.
Bonetalli, Fusabassini, buon controllo, poi palla a rimorchio ancora per Bonetalli. Bergamelli, giro palla insistito della Vertovese, Tegate che non si fa sorprendere. Adesso guadagna Metti però in maniera considerevole la squadra di Vertova. Bergamelli, scambio con Tagliaferri, non riesce però l'aggancio di Mancino del numero 4 e qui Gualdi, vedendo la possibilità del contropiede, della ripartenza del Tegate, orchestrata da Fenaroli, va a commettere fallo, di fatto stoppando la possibilità. Di costruire alla squadra di Forlani, che si prova adesso con questo lancio profondo per il movimento di Frascine, autore sul rigore del raddoppio, chiude però benissimo la cerniera formata da Galli e Bonetalli. Vediamo un terzino sinistro e un terzino destro Galli, terzino sinistro Bonetalli, che nell'emergenza fin qui stanno facendo benissimo. Bonomi, attenzione, buona chance, Bonomi profondo, è buono per Tagliaferri, dentro l'area, Tagliaferri il suo destro, murato, chance importantissima per la Vertovese per riaprire la contesa. Gran servizio di Bonomi per Tagliaferri, che però di fronte a Gherardi non è riuscito a superarlo. Corner adesso, palla sopra, respinge Frascine che lavora molto anche in fase difensiva. La Vertovese dopo tanto spingere aveva anche trovato la chance, non è però riuscito a trasformare la Tagliaferri, quindi si resta per sul 2-0 per gli ospiti. Fusabassini dal limite, attenzione a Mancino, il sinistro, palla però stavolta non all'altezza del suo sinistro, pallone che termina abbondantemente largo, mentre arriva il secondo cambio per Paolo Foglio, con Sala che va ancora a mostrare il tabellone. Esce Gualdi e al suo posto entra Messina. Invio lungo da parte di Gherardi, Fusabassini va a staccare, Vertovese che davvero non si sta risparmiando, non sta mollando fino all'ultimo secondo la squadra di Paolo Foglio, cestendo il pallone e spingendo alla ricerca del gol che riaprirebbe la sfida. Tegate invece che non sta l'uomo in più, non sta provando a gestire il pallone, si sta limitando a difendere con grande attenzione tattica, che se per la verità un errore l'ha commesso la squadra di Forlani poco fa con Bonomi che ha infilato centralmente la linea difensiva avversaria, e con Tagliaferri che davanti a Gherardi non è poi riuscito a scavalcare il portierone ospite, bravo nel mettere i piedi e nel mantenere i suoi sul doppio vantaggio. Fallo stavolta fischiato nel detto di gara ai danni di Frascine, e Bergamelli subito profondo per Bonomi, ancora l'uno contro due su queste palle alte, si trova sempre a combattere con Zucchinali e Trovò, due centrali difensivi di grande forza fisica, di grande esperienza. Chiaramente è molto difficile per il numero 10 riuscire a gestire qualche pallone quando ha avuto la possibilità Bonomi di ricevere il pallone sul proprio mancino fronte alla porta, ha sempre dimostrato le sue grandi qualità tecniche. Qui Fusà con qualche difficoltà, poi Longo per Furaforte, il suo sinistro stavolta troppo debole, Nodari blocca facilmente. Fusabassini proprio per Bonomi, finta di corpo di Trovò che non sbaglia e poi può liberare il pericolo Gherardi. Serie di duelli fisici, alla fine Furaforte e Bonetalli che va a spingere il numero 10, quindi calcio di punizione in favore del Tegate. Trovò, batte subito, buona anche la sponda a cercare la rapidità di Corna che avete visto
giocatore dato di meno forza rispetto a Oida, ma di maggiore rapidità. Adesso Luzzana ne salta due molto bene, poi sbaglia però l'appoggio con Trovò, che insieme a Zucchinali, ripetiamo, hanno giocato una partita semplicemente perfetta. Va a recuperare un altro pallone Frassine, dribbling secco di Piatti, ancora Frassine, lungo giro palla, stavolta molto efficace del Tergate. Vettovese che va ancora a cercare il pressing, va ancora a lottare. Trovò, Zucchinali muovono il pallone, gli ospiti, gira a vuoto la Vertovese. Frassine, partito però ancora in offside. Guadalini è implacabile, alza la bandiera, regala il calcio di punizione alla Vertovese, che resta ancora attaccata alla partita. Bergamelli, lancio per Messina, anticipato, voleva anche fallo il nuovo entrato, non è così secondo il direttore di gara, quindi nuovamente Tergate con Luzzana che va a pressare altissimo, scusate, Bergamelli va a pressare altissimo fin da Trovò, costringe il rinvio lungo alla Tergate quando il cronometro dice 37-34, sempre 2-0 per gli ospiti. E Vertovese, che nonostante l'uomo in meno, nonostante il rosso a Nicoli, continuano a fare la partita. Bonetalli, Sciortino, la tiene con qualche difficoltà, alla fine il pallone però va a recare in laterale e quindi rimessa per gli azzurri ospiti. Zucchinali, Metelli entrato a inizio di presa al posto di Cazzazzi, gran lancio per Corna, altro l'altro subentrato con il lavoro difensivo però ottimo da parte di Messina, che alla fine riesce anche a guadagnare la rimessa. Forze fresche per il numero 13, che ha dimostrato subito di avere gamba andando a chiudere l'attaccante avversario e a fargli rimpallare il pallone addosso. Altra palla alta con Frassine che cerca di gestirla, ma chiude ancora la difesa di Vertovese. Fusabassini, Bonomi, grande aggancio, poi attaccato alle spalle in maniera molto decisa da parte di Trovò, quindi calcio di punizione già battuto. Fusabassini, Sciortino, uno contro uno, buona comunque la rimessa, fa guadagnare metri ai suoi, fa alzare il braccetto quando il cronometro dice 39 della ripresa. E la Vertovese continua a gestire il pallone, palla molto tesa e poi la difesa del Tergate riesce ancora a respingere il pericolo. Devo dire che davvero oggi sono dimostrati molto quadrati gli uomini di Forlani, non solo per quanto riguarda i quattro che vanno a comporre la linea davanti a Gherardi, ma soprattutto di squadra. Hanno lavorato moltissimo in fase di possesso anche gli attaccanti, oltre ai due mediani Fenaroli e Longo. Abbiamo visto tutta la partita muoversi moltissimo sia Frassine che Oida prostituito, e sui lati da una parte Furaforte, dall'altra nel primo tempo Cazzazzi, nel secondo Metelli, che non hanno mai lasciato andare l'avversario, hanno sempre lavorato tantissimo in fase di nuovo possesso, contribuendo in maniera determinante a far filtro e a tenere fin qui inviolata la porta di Gherardi, che ha dovuto compiere un solo intervento per la verità determinante ai danni di Tagliaferri. Adesso palla dentro di Sciortino, Murato, Bonomi, grande aggancio, apertura però non perfetta del numero 10 che si rammarica, avrebbe voluto mandare Messina, non è riuscito a colpire bene. Adesso Frassi andare a proteggere palla. Metelli, altra palla tenuta bene dagli avanti del Tergate, che oggi sono contraddistinti soprattutto per il lavoro sporco che per la loro qualità, anche se, ripetiamo, due chance hanno avuto e due le hanno trasformate. Vertovese che non ha certamente demeritato, ha giocato al meglio la squadra di Paolo Foglio, gestendo quasi sempre il pallone, punita di fatto su due episodi,
ha avuto l'unico demerito, non riuscire a graffiare dentro l'area. Demerito per la verità importante, perché non ha consentito mai alla squadra di Paolo Foglio di mettere in difficoltà l'avversario, che adesso mancano poco più di 3 minuti alla fine della sfida, e le speranze con l'uomo in meno per la Vertovese di recuperare dopo svantaggio sono sempre più limitate, mentre qui arriva il terzo cambio per Paolo Foglio. Stavolta ad uscire è il terzino Bonetalli, al suo posto Okuko. Via profondo, Luzzana va a murare, dobbiamo dire che la linea a 4 improvvisata da Foglio dopo l'espulsione di Nicoli, che adesso è variata ulteriormente con la sostituzione di Bonetalli, quindi con Bergamelli che ha arretrato andare a fare il settore difensivo. Si è comportata al meglio, di fatto non ha più concesso chance all'avversario. Qui rischia il doppio il dribbling Bergamelli, finisce per perdere il pallone, ma ancora una volta Frassine si muove partendo alle spalle di Galli, molto attento ai guadagni, alza la bandiera, quindi alto calcio piazzato in favore della Vertovese. Luzzana profondo, stavolta però il suo lancio è fuori misura. Bonomi capisce subito che non potrà mai raggiungere quella palla e desiste il numero 10. Ripetiamo, ha lottato prima da esterno e poi adesso da centravanti contro la forza fisica della difesa del Tegate, che non gli ha mai concesso la giocata semplice quando ha avuto la possibilità di giocare fronte a porta. Bonomi ha confermato ancora una volta la sua grande qualità tecnica e 10 minuti fa ha anche trovato una gran giocata in profondità per Tagliaferri con, ripetiamo, il numero 7 murato da Gherardi. Adesso Luzzana, scambio efficace con Messina, poi palla dentro, arriva per Galli che adesso nel forse in finale si è addirittura trasferito a fare l'attaccante, contropiede però, attenzione al Tegate con palla a destra per Trovò, che arriva fino in fondo, evita Fusa Bassini, poi la risposta di Nodari e l'errore clamoroso a porta vuota stavolta di Frassine, che a meno di un minuto dal 90esimo fallisce il 3-0 davvero a porta vuota. Sinistro di Trovò, risposta di Nodari e poi palla per Frassine che a porta sbagliata non è riuscito a tradurre in gol. Adesso la parte opposta a Bonomi, il suo sinistro, palla però ampiamente fuori dallo specchio. Errore insolito per un attaccante delle qualità di Frassine, quello precedente. A porta vuota di Piattone non è riuscito a centrare lo specchio il numero 9 del Tegate. Certo è poco male per gli ospiti, continuano a condurre per 2-0 e devono gestire soltanto i 4 di recupero con l'uomo in più. 3-0, siamo stati punizione davvero troppo severa per la Vertovese, che ha lottato finché ha potuto e ha continuato a farlo anche quando la sfida era diventata ormai una salita insormontabile con il doppio svantaggio con l'uomo in meno. Davvero tanto di cappello alla squadra di Paolo Foglio, che non si è mai arresa. Adesso Shortino 1 contro 2, riesce a farla passare, non chiaramente a servire un compagno, ed è ancora Trovò a cercare Frassine, gran lancio e grande aggancio. Messina però scala bene Fusa Bassini, palla sopra per Bonomi che cerca di sfuggire alle spalle di Trovò, non trova però lo spazio per infilarsi. Il numero 10 Trovò è scalato bene, mettendo ancora una volta il corpo tra l'avversario e il pallone, ha consentito la presa facile a Gherardi. Primo minuto di recupero che è volato via, ne restano ancora 3 da giocare.
chiaro che le speranze a questo punto della vittoria sono ridotte a un Lumicino, ma squadra di Foglio che prova fino alla fine a macinare gioco e che esce sicuramente a testa alta da questo scontro diretto nonostante il 2-0. Qui non riesce però a tenerla Sciortino. Bergamelli ha dato una palla velenosa, non è riuscito ad agganciarla il numero 16. Fusavassini, Luzzana, nel breve con Sciortino scambiano bene i due, poi però non riescono ad attaccare con convinzione lo spazio. Fusavassini, Bergamelli pressato, rischia la giocata centrale e esce bene con Fusara, poi esagera forse nella lungala ed è così, finisce per perderla. Quindi Telgate, lungo, palla sopra con Messina che va a scalare su Frassine, ma era tutto inutile. Guadalini aveva già alzato la bandiera segnando l'offside del numero 9. Ha giocato molto con la linea difensiva alta, con tutte e mezz'ora la squadra di Foglio, inevitabile doveva rischiare qualcosa per sopperire all'inferiorità numerica e l'ha fatto, dobbiamo dire, in maniera efficace. Di fatto ha concesso una sola palla gol dopo il rosso a Nicoli, peraltro sprecata da Frassine. Il resto la difesa ha retto bene, spesso è riuscita a mandare in fuorigioco il numero 9 del Telgate. Adesso Okuko prova ad aggredire a profondità, rimpallo lo favorisce, ancora Okuko, attenzione, palla dentro per Bonomi, trovò però, non sbaglia nemmeno stavolta. Match perfetto del numero 5, che adesso va anche ad impostare sulla destra per il classe 99, Luca Benis, vai a lui. E Sciortino che porta uno degli ultimi assalti da Vertovese, Fusabassini è ancora per spingere fino alla fine con Benis che forse si è ha usato anche le mani, ma finisce qui il big match tra Vertovese e Sirmet e Telgate. Vincono 2-0 gli ospiti grazie ai gol messi a segno nel primo tempo al 35esimo da Zucchinali e il raddoppio su calcio di rigore al 14esimo ripresa da parte di Frassine. Vertovese che ha provato a fare la partita, non è mai riuscita a graffiare, poi dopo il 2-0 è rimasta anche in 10 uomini, è stata una sfida impossibile da recuperare per la squadra di Foglio che non ha sfigurato ma esce comunque con 0 punti dal big match odierno e quindi vede sfumare la possibilità del salto in vetta alla classifica. Il Telgate invece ritrova la vittoria con una prestazione fatta di solidità e cinismo, vittoria importantissima per la squadra di Forlani che si conferma attrezzata per il vertice della classifica. Un saluto da Stefano Savoldelli, ringraziando Riccardo Ravez per le riprese. Da Vertova è tutto, vi diamo appuntamento a settimana prossima.